Simone Filenzi potrebbe anche accennare brevemente alla possibilità dell'apertura del sentiero sanitario che a noi manca, per esempio. Quindi io darei la parola a Simone Silenzi, se ci vuole dire due parole in proposito, e quindi realizzare questo nuovo sentiero che potrà nascere così in diretta. Prego, Simone. Sì, mi metto a favore di luce così magari mi puoi vedere adesso, non so. E saluto tutti quanti, alcuni li ho ritrovati qui con grande piacere, mi fa piacere ritrovarti anche se in modo virtuale. Nico che mi avevi contattato gentilmente ad agosto del 2021, io ti dissi prenderò del tempo per conoscere meglio questa cosa perché anni prima avevo conosciuto virtualmente Auriti, insomma tutto il grande lavoro, e avendo ammirato tutto il grande lavoro di una vita di Auriti, mi è piaciuto che tu mi abbia proposto questo. E questo tempo è arrivato, non so come, però per vie che solo il Signore sa, è arrivato questo tempo. Allora, riguardo alla questione sanitaria, qui ho avuto modo di incontrare persone che già più e più volte che se sono in ambito sanitario. Io non sono un sanitario, sono un cittadino attivo, sono attivo in ambito sanitario in particolare dal 2008, avendo creato un gruppo a livello nazionale sull'glioblastoma, il tumore cerebrale mortale, e mi ha portato però nel tempo a interfacciarmi con rappresentanti delle istituzioni, per cui ministri, parlamentari, sono anche andato oltre gli altri, anche oltreoceano. Da cittadino, insomma, ho acquisito quella che viene chiamata expertise, un'esperienza che poi ho potuto magari offrire a realtà locali, anche associazioni, senza crearne una io. Per cui in questi ultimi 2 anni in particolare mi sono messo a disposizione dei sanitari, cercando di fare incontrare queste anime belle che avevano compreso l'inganno globale che era in atto. E l'attentato all'uomo, all'umanità, perché insomma, siamo tutti qui, credo, abbiamo tutti compreso quello che è l'attacco del transumanesimo, questa ideologia devastante. All'interno del percorso dei sentieri, insomma, anche quello sanitario si può aprire. Io non so quale contributo, cioè so quale contributo potrei dare, però nel percorso che stanno facendo. Sta facendo un gruppo di più di 200 sanitari, si è detto di tenere questa realtà accogliente e aperta, però all'interno potrebbero maturare delle concretizzazioni. Una di queste potrebbe essere un sentiero, dei sentieri rinnovati. Perché magari questo intervento può essere utile? Perché io sto continuamente provando a incontrare persone nell'ambito dell'imprenditoria che possano anche approntare delle strutture, ad esempio ricettive, delle strutture dove magari possono trovare ospitalità di ambulatori, dove questi medici che praticano una terapia a 360 gradi, dove non c'è soltanto la terapia farmacologica, che purtroppo è quella che ci hanno imposto, diciamo, dalla seconda guerra mondiale in poi. Io sto facendo personalmente un corso con la Sapienza di Roma, un corso sulla digitalizzazione, e abbiamo, chi segue quel corso ha già anticipato concetti che poi dopo dovranno loro stessi, cioè questi che seguono il corso, disseminare, e non sono belle cose, cioè si parla ad esempio di una sanità in cui il medico di base incontrerà rarissimamente l'assistito, lo incontrerà virtualmente e solo poche volte di persona. Si pensa anche ad esempio a delle terapie, come sono chiamate terapie digitali, attraverso l'uso delle app, ma anche l'uso di dispositivi che sono in contatto con la pelle costantemente per il rilascio di sostanze, insulina, adesso la parte che magari è più. Simone, grazie, grazie, credo che questo gruppo, questa nostra associazione si arricchirà sempre di Un nuove messaggio, un messaggio. risorse umane. Nico, un messaggio che voglio lasciare è questo. Io incontrerò a breve una signora che insieme al marito ha la proprietà di un laboratorio analisi. Questo già potrebbe essere un ottimo punto concreto e se vuole da qui potrebbe nascere anche la prima concretizzazione
autorizzazione, cioè sto cercando di andarla a incontrare per evitare che lasci le sue autorizzazioni, cosa che è difficilissimo ottenere, di laboratorio analisi. Per cui se ci sono imprenditori interessati, farlo partire già come sentiero sanità, perché quello rimarrebbe sguarnito. Praticamente quelli vanno in pensione, chiude il laboratorio analisi e sappiamo quanto è importante il sangue umano originario, per cui cercare magari di acquisire subito facendo un crowdfunding, una raccolta, una colletta, però intanto la butto lì. Io nelle prossime settimane vado a incontrare questa signora, sto cercando di farla tenere, insomma, per non chiudere questo laboratorio analisi, perché è molto difficile in ambito sanitario prendere, tra virgolette, possesso di strutture e autorizzazioni. Grazie Simone. Prego Lu. Perfetto, allora io lascerei spazio alle domande. Abbiamo parlato di vari argomenti, quindi per qualsiasi approfondimento avete Paolo qui presente, Nico da remoto, ma se c'è qualcosa anche sulla zeolite, visto che Antonio ha avuto qualche problema nel collegamento, comunque c'è Gabriele che ci può illustrare un po' la sua, diciamo, esperienza. Quindi lascio la parola a voi e se c'è qualche domanda alzate la mano e vengo lì con il microfono. Magari arriva Antonella. Adesso un sospiro? No, era un dubbio, una cosa. Si è parlato di conto corrente in una banca, quindi c'è un collegamento con la banca, c'è un collegamento con qualche banca in tutto questo progetto. C'è questo cortocircuito? Questo no. Scusa, sono un po' raffreddata. No, no, non era proprio il... Sì. Cioè, voglio capire come funziona e poi questo lato. Semplicemente la questione è... Noi sappiamo che l'euro è una moneta che viene messa a debito. Io non so quanti di voi sanno le connotazioni di una moneta a debito. Chi non lo sa si alza la mano, anche se è questo. Allora, diciamo, l'inganno dell'euro te l'ho subito io, che vengo da un'istituzione quale la Banca d'Italia. Non mi occupavo per istituzionale di qui. L'euro viene emesso solo prestandolo, cioè si ha la possibilità di aumentare la circolazione dell'euro prestando e basta. Non c'è un'altra modalità di emissione. L'unica modalità che viene consentita di emettere non prestando è quella di coniare monete. All'Italia non viene concesso, perché noi emettiamo meno monete di quanto ne emetta l'Austria. L'Austria ha 7 milioni di abitanti, questo per farvi un paragone. L'Austria emette molte più monete di quanto l'Italia. Allora, c'è un motivo per questo? È chiaro, cioè è una penalizzazione pura. Perché praticamente cosa succede? Bisognerebbe emettere della moneta tanta quanto sono gli interessi che maturano sui prestiti, perché altrimenti il debito è inestinguibile. Perché se l'euro viene emesso solo prestandolo, nel momento in cui viene prestato 100, alla fine dell'anno dobbiamo restituire, per semplificare, il 10%. Allora, se è stato prestato 100, bisogna restituire 10. Quanto ne rimangono? 90. Quindi noi alla fine dell'anno abbiamo 90 euro in circolazione e l'anno successivo ne avremo 81 e l'anno successivo ne avremo 77, 78 e così via. Allora è possibile mettere se ci indebitiamo ulteriormente, ma se ci indebitiamo ulteriormente aumenta la quota di interessi da pagare. Questo strozzinaggio che stiamo subendo non è chiamato strozzinaggio. È lì che ho capito perché si diceva che la moneta è lo stecco del demonio, perché io pensavo che fosse la lira era pure emessa a debito, ma era corretta, cioè c'erano dei sistemi per correggere. Hanno eliminato tutti i sistemi di correzione e ci ritroviamo con l'euro che ci strozza. Cosa facciamo?
tutti vogliono l'euro. Tutti i politici dicono dobbiamo stare con l'euro, non si può uscire dall'euro. Ne prendiamo atto e dobbiamo modificare, correggere quest'euro che ci strozza. Ecco perché è nato il progetto ACO, per poterci togliere da questo capitalismo. Ma l'euro è obbligatorio, quindi noi dobbiamo per forza rispettare le leggi. L'importante è che l'euro venga tolto dalla circolazione. Si toglie dalla circolazione e lo si sostituisce. Lo si sostituisce con qualcosa che però non paga un interesse. E quindi noi, man mano che togliamo l'euro dalla circolazione, miglioriamo la situazione soprattutto del territorio, ma poi indirettamente facciamo del bene a tutti gli italiani. Questo è il concetto. E quindi di conseguenza, dove mettiamo l'euro? Non lo possiamo conservare, è vietato, e quindi lo dobbiamo depositare necessariamente in banca. Quindi apriamo un conto corrente in banca per rispettare le leggi. Chiaro? Sì, sì, è chiaro, però no, mi beh, sembrava lei dice... un cortocircuito, mi sembrava un punto debole in questo momento, però no. Poi dopo ovviamente noi sfruttiamo il nostro vantaggio questa possibilità. Quando l'euro, cioè il progetto Audi comincerà a funzionare, sarà facile capire cosa si realizza. Okay. Vai, faccio dai nodi spot, perché l'argomento è, ci vorrebbero ore e ore per spiegare tutto, quindi facciamo gli spot. Allora, dico la questione dei contanti. Penso che più o meno tutti sapete in mente il fatto che i contanti spariranno. Ce l'avete questa sensazione o informazione? È un loro desiderio. Come? È un loro desiderio. È più che un desiderio, è il loro programma. Non è un progetto, è un programma. Lo stanno facendo secondo i loro metodi. Il sistema Auri fa sì che quando i signori decideranno di togliere i contanti, tra poco, e guardate, non sarà una legge, non è che la Meloni, malgrado no, quello che diceva prima, però farà la legge per togliere i contanti, no, non è una legge, non sarà una legge. Perché? Perché le banche sono soggetti privati, cioè hanno proprietario. E già adesso è tutta una scatola cinese, per cui ormai tutte le banche alla fine hanno capo a BlackRock, non so se lo conoscete. Comunque sia, sono soggetti privati che fanno quello che decidono loro di fare loro, che hanno già, ci stanno già informando che i bancomat non funzioneranno, che i bancomat sono antiquati, che i bancomat sono costosi, che devono ridurli perché appunto costano troppo, eccetera, e quindi in sostanza non la legge, ma le banche toglieranno i contanti, perché non li troveremo più, perché quando non ci saranno più i banchi, quando dovremo andare allo sportello, ma lo sportello dovrai prenotarli, dovrai fare la coda, compagnia, e quindi in sostanza i soggetti privati toglieranno i contanti. Tutto questo senza che c'è niente a che fare con le leggi dello Stato italiano. E questo è un fatto, state tranquilli. Io volevo semplicemente puntualizzare che gli altri non sono una cambiana, ma sono dei pezzi d'oro che abbiamo in tasca. È una convenzione che riguarda tutti, e che tutti noi dobbiamo far fronte ad ogni richiesta accettando gli auri. Gli auri che sono cartacei, sono contanti, non sono elettronici, non c'è, è fisico, è cartaceo, per scelta perché? Perché la moneta cartacea l'accetta solamente l'operatore locale. Supermercato ovviamente non accetta, almeno qualche miracolo, che non so se... No? Cioè, però noi tutto quello che vendono i supermercati lo possiamo trovare comunque dalle altre fonti, che è quelle che noi vogliamo privilegiare comunque, qualunque esse siano. No? Quindi il concetto è sempre quello di privilegiare il territorio, perché, ma non perché
perché per nostro vantaggio, perché i nostri soldi rimangono qui invece che essere drenati e impoverirci. Quindi il concetto Auri sul discorso contante diventa importantissimo adesso, è fondamentale, perché tra poco ci toglieranno i contanti con tutte le problematiche che sappiamo che si collegheranno a questo fatto, che è un dato di fatto, è solo una questione di tempo. E questo è uno spot. Ma domanda, per quanto riguarda il commercio online, no? È il pagamento quindi in Auri oppure ancora in euro? E se in Auri, dovrà esistere un conto corrente in Auri per far pagamento online? No, il conto corrente in Auri non esiste, perché come ripeto, l'Auri è solamente fisico e cartaceo. Quindi resta il pagamento euro per il commercio online? Cioè, parlando della piattaforma, quando io ordino un qualsiasi oggetto, poi quando mi viene consegnato in qualsiasi forma... Quindi si prenota il prodotto... È una prenotazione, cioè la differenza è che quando tu compri su Amazon hai già pagato, no? Invece da noi siamo caserecci, grazie a Dio, e quando ci incontriamo la merce, ma è previsto sul software futuro che anche e soprattutto le prenotazioni, parlavo del ciliegie prima, no? Cioè noi le ciliegie, io per primo faccio la prenotazione del ciliegie dell'anno prossimo, io ne prenderò X chili e tutti gli associati prenoteranno, in modo che il produttore già quando ancora sta sulla pianta sa già che la vendete tutte. A 3 l'associazione euro di Andria, l'associazione dei sentieri comunali di Andria, perché ci stanno quelle là che c'è tanti ciliegi, infatti quest'anno no, terrà di più perché il prezzo non li conveniva a raccogliere. Allora cosa ha fatto? Ha contattato questi qua che ci avevano le ciliegie e hanno comprato. Stavo dicendo come si chiama la piante. Sì. Quindi e questo possiamo fare anche noi. Però rispondo alla domanda sua, cioè il pagamento sulla piattaforma Auri. O paghi al momento della consegna, però siccome è prevista anche una consegna differita, nel senso che il produttore, cioè l'organizzazione logistica preleva la merce dal produttore e poi la porta al centro della raccolta, poi quindi passa di mano, quindi c'è una problematica da affrontare dal punto che è del pagamento per quanto arriva al fine. Però è previsto un meccanismo di contabilità degli associati. Certe cose, io per primo, l'ho già previsto personalmente, io le pago anticipatamente, nel senso che faccio un altro esempio, tanti che si possono fare. Se io ho un rapporto con il produttore che fa gli ortaggi, no? Io so che consumo bene o male, penso, 50 euro al mese, no? Io vado lì anche personalmente, gli do 50 auri ogni mese e poi aspetto le consegne successive. Ma ancora di più, noi potremmo fare anche il servizio fisico, che così come ritiriamo la merce, no? Dopo possiamo anche fare un servizio di pagamento tramite l'organizzazione logistica. E comunque ci sarà anche una contabilità. Perché ci saranno anche gli scambi fra le persone, scambi fra le aziende, no? Cioè esistono già aziende che fra di loro fanno il conteggio a fine mese, si scambiano merci e poi fanno il saldo a fine mese. E questo lo possiamo fare anche fra privati, fra aziende private, eccetera, secondo la situazione, secondo l'oggetto. Quindi all'inizio ovviamente partiamo pagamento fisico, no? Cioè organizzando tutti i metodi per poterlo fare, però parliamo appunto solo di contanti fisici, quindi ci sarà prenotazione e quindi anche un abbonamento, no? Quindi io l'abbonamento lo pago prima e poi la merce lo ricevo dopo. Sì, però poi il pagamento, ma però che succede? Succede che quando abbiamo bisogno di auri, cioè io se spendo 500 euro al mese di alimentare quello che sia, oppure di auri, no?
devo andarli a prendere al banco dell'associazione che mi li dà, io gli do l'euro, mi dà l'euro. Ma quando c'è il giro, il mio negoziante stesso, solito, che lui accumula auri e lui dovrebbe andare al punto dell'associazione per riprendere gli euro. Ma in realtà tutti quelli che comprano da quel negoziante online o fisico, in realtà me li faccio dare da lui. Lui ce l'ha perché deve andare a cambiare, io mi servono e ogni mese lasciami 500 euro. E siccome spendo da lui 500 euro, quindi ci bilanciamo nella sostanza, è un conteggio alla fine. Però quando leveranno il contante non ci avremo più euro per acquistare gli auri. No. Noi auri per comprare gli auri facciamo il bonifico. Dal nostro conto corrente euro facciamo il bonifico. Ah, quindi quando leveranno il contante si può. Noi abbiamo il contante auri. Funziona sempre comunque. Elettronicamente funziona attualmente, cioè noi già adesso, io sono per esempio nel supermercato dove vado, non, nessuno più usa il contante, sono l'unico cliente che usa l'euro. Principio. Bella cosa, cioè praticamente non c'è nessun divieto a usare il contante, ma tutti usano la moneta elettronica. È diventata molto pratica, molto comoda, quindi che vogliamo fare? Però non ci rendiamo conto che ci strozziamo. Vorrei fare un esempio del valore indotto. Non so se chi conosce il valore indotto della moneta. Nessuno. Anche un termine. Allora, il valore indotto della moneta, facciamo un esempio, che Antonella ha un hotel. Io vado da Antonella e gli dico, ti metto 200 euro sul tavolo. Io vedo la camera, se mi piace la camera, 200 euro sul tuo. Nel frattempo che io vado a vedere le camere, Antonella va a saldare il debito di 200 euro con Giordano. Nel frattempo Giordano va a saldare il debito di 200 euro con Mary. Mary salda il debito di 200 euro con Federico. Federica salda il debito di 200 euro con Emilio. Emilio riporta 200 euro a Antonella, che è proprietaria dell'hotel. Io scendo, vedo tutte le camere, dico, senti, mi dispiace Antonella, però la camera non mi piace, ti piglio 200 euro e me ne metto in casa. Che cosa è successo? Tutti si sono saldati il debito e io ho 200 euro. Questo significa che se noi paghiamo col cartaceo, il valore rimane nel territorio. Se noi paghiamo la tessera con Amazon, tutti i soldi vanno all'estero, volano, come c'era l'esempio prima della slide, ci sta parlando lì, deciso. Questo è molto importante. Scusi una cosa, tanto per stare nell'argomento, no? Io ho un'azienda agricola, giusto? Vendo ai miei associati auri. Al fine dell'anno ho tanti auri, ma se io devo comprare una macchina, vai in associazione, come faccio? Cambi l'auri in euro. All'associazione ce li ha. I soldi euro vengono tolti dalla circolazione, perché a chi gli servono gli auri, gli vengono dati gli auri e gli euro vengono versati in banca. Quegli euro servono solo per le esigenze di convertibilità, cioè è una copertura nella quale, se uno deve pagare le imposte, c'è il fondo che lì è garantito, il fondo di convertibilità non si tocca, perché serve esclusivamente perché serva a pagare le imposte, oppure serve per comprare dei prodotti dove non c'è un fornitore che dia. Noi non abbiamo una fabbrica di automobili in Italia, quindi per comprare un'automobile ci rivolgiamo a una casa estera, quindi ci servono gli euro, perché altrimenti nessuna casa automobilistica vende automobili in Italia. Quindi è chiaro che per comprare un'automobile servono gli euro. Allora, io che sono privato,
stabilisco quanti soldi devo cambiare per avere auri e che spendo. Quindi poi spende via. È tutto coperto. E così via.